Bentornati a tutti amici nelle previsioni della settimana. Oggi andiamo a vedere quello che ti accadrà nella settimana dal 9 al 15 di ottobre. Puoi scegliere la tua variante, per contraddistinguerla ho deciso di mettere tre delle mie carte del mazzo creato da me. Vado a illustrarti le carte così puoi fare la tua scelta. Naturalmente, se ti chiamano più varianti, puoi anche ascoltarne due, ok? Allora, nella prima variante abbiamo una carta color indaco e bianco che sta ad indicarmi il sesto e il settimo chakra. Questa è la carta dello studio, delle persone che vogliono sempre crescere, che potrebbero anche ad esempio fare meditazione, lavorare su se stesse, fare crescita personale, cercare di rimanere nella presenza, cercare di vivere il momento presente. Sono persone molto legate con la spiritualità, ok? Anche con le emozioni, quindi vedo forti, sento forti qua i segni di acqua, cancro, scorpione, pesci o qualche valore nel tema natale ascendente molto forte nei segni d'acqua, tutto quello che riguarda anche comunque il mare, la natura, ok? Quindi se ti rispecchi, diciamo, in questo, puoi scegliere la prima variante. Abbiamo poi la seconda variante, la centrale, che mi dice: trova qualcuno che ti cambi la vita e la renda migliore. Qua mi parla d'amore, di coppia. Come vedi, un abbraccio, qua ci sono le persone generose, le persone che fanno parte comunque di un team. Qua abbiamo il colore rosso e il colore verde, quindi il chakra della radice e il chakra del cuore, ok? Tutto quello che riguarda l'amore, i sentimenti. Poi abbiamo la terza variante. Se non sai gestire la mia parte peggiore, non meriti il mio meglio. Qua ci sono le persone sempre connesse, molto forte anche questa carta, con il sesto e il settimo chakra, però persone, diciamo, che prima di svelarsi, prima di aprirsi, potrebbero metterci un po' di tempo, nel senso che sono quelle persone con anche un po' un velo di mistero, persone che non sono amiche di tutte, di tutti, ok? Qui abbiamo qualcuno che potrebbe indossare una maschera, magari la maschera dell'essere forte, ma dentro diciamo, svela una persona fragile. Quindi, in base alla carta che ti chiama di più, scegli il tuo mazzetto. Io inizio subito con la mia prima variante, quindi per la settimana dal 9 di ottobre. Andiamo a vedere che cosa ti vogliono dire intanto le mie carte napoletane. Ok, allora. Beh, non l'ho detto, nella terza variante sentivo molto forte i segni d'aria, gemelli, bilancia e acquario. Allora, andiamo a vedere. Quindi, prima variante, settimana dal 9 di ottobre. Vediamo cosa accadrà alle persone che hanno scelto la prima variante. Cosa accadrà? Mettiamola qui. Cerchiamo di fare spazio. Ok, qui stai aspettando probabilmente una rivincita, un riscatto. È come se nel tuo pensiero ci fosse un po' ancora il passato. Ed è come se stai aspettando praticamente, qua potrebbe essere un regalo, un dono, potrebbe essere anche magari una somma che stai aspettando, un rimborso, eccetera, eccetera. Andiamo avanti e vediamo bene quello che. Allora, ok, le carte qua mi dicono che questa settimana vedrai comunque un cambiamento. Potrebbe essere una settimana dove potresti fare un qualcosa inerente al tuo look, quindi un cambiamento di look, un qualcosa anche che ti piace, che ami fare, quindi dedicarti a una tua passione, qualsiasi essa sia, potrebbe essere un corso, potrebbe essere una palestra, appunto il parrucchiere, quello che ami fare. Qua mi fanno vedere che nel tuo pensiero sei comunque rivolta a un qualcosa che ti fa piacere, pensi a te stessa, vedo che sei comunque concentrata su te stessa o su te stesso,
E c'è un bel cambiamento. Sento forte l'energia del cambio look, ok? Qua sì, secondo me qualcuno potrebbe fare proprio un qualcosa a livello di estetica, soprattutto una rivoluzione a livello di estetica. Mi fanno vedere questo. Potresti aver già comunque chiuso una situazione inerente al passato ed è come se adesso stessi aspettando proprio un riscatto che io assolutamente ci vedo questa settimana. Vediamo un po', è come se sì, qua si aspetta di ripartire. Io questo cammino, questa ripartenza ce la vedo assolutamente. Ottima la situazione anche per quel che riguarda le finanze. Quindi, se tu qua stai aspettando un qualcosa a livello economico, un rimborso, posso dire che in queste carte ce lo vedo. Andiamo avanti. Ti vedo molto impegnata con la mente, quindi qua potresti studiare, come abbiamo detto prima, iniziare un corso, fare un qualcosa a livello di crescita personale, apportare nella tua vita comunque un miglioramento. Vedo che la tua mente lavora, pensi molto, sei molto impegnata, mi fanno vedere questo. Ok. Qua potrebbe anche esserci per qualcuno, visto che il passato si è chiuso, come abbiamo detto, una nuova conoscenza, un colpo di fulmine comunque, o comunque una persona che ti piace, ti fa sentire buone vibrazioni, ti senti sulla stessa lunghezza d'onda con questa persona. Ok? Qualcosa di iniziato da poco, un qualcosa di nuovo, quindi adesso magari non si parla ancora di progetti, non si parla ancora di grandi cose, però vedo una forte connessione con questa persona, una forte attrazione. Potreste anche vedervi in gruppo. Questa persona inizialmente potrebbe essere un po' silenzioso, timido o silenziosa, timida, però mi fanno vedere proprio questa nuova conoscenza. È una bellissima settimana, ok? Su tutti i fronti, ok? Anche a livello comunque lavorativo e finanziario. Allora, andiamo ancora a vedere quali sono i segni maggiormente coinvolti in questa prima variante. Vediamo i segni, anche se avevamo già detto prima, direi. I segni d'acqua, avevo visto molto forti qua. Vediamo ancora quali sono i segni maggiormente coinvolti in questa prima variante. Segni d'acqua, cancro, scorpione e pesci e i segni di terra, toro, vergine e capricorno. Questi sono i segni più coinvolti o comunque gli ascendenti, valori del tema natale molto forti in questa prima variante, ok? Non è necessario se non c'è, diciamo, se non c'è il tuo segno o il tuo ascendente in questi che ho menzionato, comunque non significa che la stesura non è la tua assolutamente, ok? Questo è un qualcosa in più. Allora, andiamo a vedere adesso la seconda variante che ci parlava di sentimenti, di rapporti con gli altri, ok? Anche tutto quello che riguarda l'affetto, comunque, vediamo. Sempre con le mie carte napoletane. Vediamo un po' che cosa accadrà la settimana dal 9 di ottobre per chi ha scelto il mazzetto centrale che simboleggiava appunto il chakra della radice e il chakra del cuore. Vediamo un po' che cosa accadrà durante la settimana che parte lunedì 9 ottobre. Cosa accadrà alla seconda variante? Vediamo. Ok, qua qualcuno potrebbe aver litigato, potrebbe esserci stato qualcuno che si è comportato in modo ambiguo, comunque potresti esserti accorta o accorto, aver percepito un po', diciamo tra virgolette un po' una bugia, un'infedeltà, qualcuno che è ambiguo, qualcuno che o ha messo qualche pettegolezzo di mezzo oppure qualcuno ti ha raccontato una bugia, c'è qualcosa che non ti torna, ok? Questo è un po' quello che mi fanno vedere appena apro le carte. Vediamo. Sì, potrebbe
Potresti aver avuto anche magari uno scambio di pensiero con qualcuno dove non eri d'accordo con questa persona, diciamo non eravate d'accordo, probabilmente vi siete aperti, avete detto guarda io la penso così, io la penso così, non siete d'accordo, probabilmente qualcuno è rimasto un po' deluso anche dal pensiero, dal modo di pensare di qualcun altro con cui ha interagito. Vedo comunque un nuovo inizio dopo una fase di, come ho detto all'inizio, appunto, infedeltà, bugia, un qualcosa di... anche una discussione potrebbe esserci stata qua. Sì, una discussione. Qualcuno che potrebbe avere detto anche una bugia, tra virgolette, bianca. Ecco, comunque qua c'è un nuovo inizio con una persona, c'è una situazione assolutamente che cambia in positivo. Andiamo ancora avanti. Sì, potrebbe esserci stato ultimamente, come abbiamo detto finora, un litigio, una discussione, un fermo, gente che si è messa di mezzo, ha creato pettegolezzi, bla bla bla. Qui mi fanno vedere una ripartenza, come se anche l'altra persona con cui ha interagito, l'altra persona di cui stiamo parlando, si rendesse conto che questo fermo non porta più a niente, che questo aspettare è inutile e quindi ecco qui che ho carte comunque che mi parlano di miglioramento. Quindi per te che hai scelto la seconda variante, vedo che questa settimana potrebbe esserci un ricominciare, qualcuno che potrebbe anche rivalutare quello che pensava, farsi un po' un esame di coscienza, cercare di capire anche il tuo punto di vista e modificare il suo di punto di vista per venirti incontro, per venirvi incontro, ok? Questo è quello che ci fanno vedere. Per qualcuno, non per tutti, potrebbe esserci una storia a distanza o proprio durante questa settimana vedo che potresti fare uno spostamento, un viaggio, ok? Questo è quello che ci fanno vedere. Ok, andiamo a vedere invece i segni in questa variante, in questa seconda variante. I segni con cui interagirai di più o i segni maggiormente coinvolti qui. Qui c'è un luogo basso in queste carte, c'è una... Non so di cosa mi stiano parlando, eh? Potrebbe essere un incontro che avviene in una casa bassa, in una casa di massimo, massimo 3 piani, 1 piano, 2, 3 al massimo. C'è un luogo basso, mi fanno vedere questo luogo. Allora, i segni maggiormente coinvolti nella seconda variante, la variante centrale, anche qui abbiamo i segni di terra, Toro, Vergine, Capricorno e i segni di acqua. Cancro, scorpione e pesci. Ok? Io ti auguro una buona settimana. Passo adesso alla seconda variante che aveva questa carta. Qua potrebbero, anche visto l'immagine, posso dire che ci sono persone che si curano, si truccano, potrebbero amare le perle, potrebbero amare le cose con i brillantini, i Swarovski, le cose un po' luccicanti, ok? Dall'immagine che vedo potrebbero esserci persone proprio anche così esteriormente, diciamo. Allora, andiamo a vedere quindi per la terza variante. Cosa ti accadrà la settimana che inizia il 9 di ottobre? Andiamo a vedere. Ah, vedo il colore molto forte, mi arriva il colore bianco, bianco, non so. Mi arriva forte, magari ami vestirti di bianco, oppure non so, c'è qualcuno che sogna di sposarsi in abito bianco. Mi arriva forte questo. Allora, andiamo a vedere cosa accadrà la settimana dal 9 di ottobre alla persona che ha scelto la terza variante, alle persone che hanno scelto la terza variante. Qua abbiamo detto persone che potrebbero un po' essere nella penombra, come dire, nascondersi, non svelarsi subito, non fare vedere veramente subito quello che sono nel loro intimo, diciamo, vediamo. Ok,
qua ti vedo molto forte, nel senso che sei una persona che potrebbe prendere delle decisioni, sei una persona che vede bianco o nero qua, eh. Le mezze misure, secondo me, non ti piacciono tanto. Potrebbero anche qui esserci state delle discussioni nel passato, dei silenzi nel passato, quindi potrebbero parlarmi queste carte anche di persone che non senti da tempo. Mi fanno vedere carte che mi parlano di dialogo, come se qualcuno volesse o stesse pensando di contattarti, di parlare con te. Questo non è solo per quel che riguarda i sentimenti, ma potrebbe essere anche riguardo comunque al lavoro. Quindi potrebbe parlarmi di un contatto, un colloquio, una chiamata a livello lavorativo. Per qualcun altro invece mi stanno parlando proprio di ritorni di persone con cui non interagisci da tempo, sia in ambito appunto sentimentale che anche in ambito di amicizia o comunque familiare, ok? Quindi vedo dei ritorni per quel che riguarda un dialogo, una persona con cui non parlavi più da tempo, con cui c'è stato un litigio o comunque un silenzio anche qui. Allora. Ti vedo una persona molto forte, ripeto di nuovo quello che ho detto poco fa. Ok. C'è un'apertura mentale qua. Qui potresti. Non so, qua potrebbe essere, mi stanno indicando anche il chiedere un consiglio a qualcuno in una data situazione e non pensare più solo con il nostro parere, però qua potrebbe esserci proprio anche il rivolgersi a qualcuno per chiedere un consiglio durante questa settimana, potrebbe essere un legale, però ci vedo questa situazione. Allora, vediamo ancora un attimo. Ok, sì. Allora, potrebbero parlarmi assolutamente di cambio casa, quindi trasloco, trasferimento, ma anche forte cambio ufficio. Quindi se qui tu, in base alla tua situazione specifica, se hai dato magari, hai fatto una domanda per essere trasferito, trasferita, per cambiare ufficio semplicemente, ecco che io in questa settimana ho queste carte. Ho carte che mi parlano di un cambio, che sia a livello di abitazione, che sia a livello di lavoro, ma in questa settimana io vedo questo cambio, questo cambiamento, proprio di sede, diciamo, il dormire fuori o comunque andare a lavorare, andare a passare il maggior tempo della nostra giornata, comunque da un'altra parte. Ok? Questo è quello che naturalmente, se è la tua variante, hai già capito quello a cui mi sto riferendo. C'è questo tipo di cambiamento qui in queste carte. Ok? Andiamo a vedere. Andiamo a vedere un po'. Sì, però credo che è un qualcosa che hai chiesto tu o desiderato tu. Ok? Attenzione, per qualcuno potrebbe essere semplicemente passare questa settimana, non per tutti, ma per alcuni sì, passare questa settimana magari in vacanza all'estero e quindi passare tutta la settimana naturalmente fuori dalla casa dove si vive abitualmente. Per qualcun altro, appunto, sarà invece questo trasloco, per qualcun altro sarà invece proprio un trasferimento a livello di lavoro o che questa settimana magari passi la tua settimana lavorativa in un ufficio diverso, in una sede diversa da quella dove sei abitualmente. Ok, andiamo a vedere i segni coinvolti maggiormente nella settimana dal 9, la settimana che parte appunto il 9 di ottobre. Anche qui abbiamo forti segni di terra, i segni d'acqua principalmente, quindi Toro, Vergine, Capricorno, Cancro, Scorpione, Pesci, abbiamo Ariete, Leone e Sagittario. Ok? Io ti auguro una buona settimana. Queste erano le previsioni per la settimana appunto dal 9 di ottobre. Al prossimo video. Ciao a tutti, luce.